ma abbiamo un vincitore. Eh sì, il vincitore della categoria giovani, nuove proposte, Gaudiano. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, noi non abbiamo gli applausi finti come Sanremo, ma è come se fosse, perché tutta l'Italia sta applaudendo ad un percorso che tu hai fatto. E c'è una frase che mi ha colpito veramente, quando hai detto: questa è la canzone che non avrei mai voluto scrivere, però questa canzone ti ha portato dove ti ha portato. Sì, ed è ancora così, nel senso che avessi potuto non scriverla sarebbe stato meglio, però è anche il motivo per il quale oggi sono così felice ed ho il premio fra le mani. È qualcosa di incredibile e contrastante, ma è comunque meraviglioso. Poi tra l'altro un percorso che ti ha portato anche con dei compagni di viaggio, no? Ieri è stato sicuramente un momento strano e emozionante, perché comunque poi ci si conosce, no? Ci si apprezza, certo, anche a vicenda, quindi da un lato c'è la gioia, ma c'è anche un po' di dispiacere per gli altri tuoi compagni di viaggio nella tua categoria. Sì. Finisce un percorso che è iniziato praticamente alla fine di ottobre, in cui abbiamo legato tantissimo, e il dispiacere più grande è proprio quello di non esserci potuti abbracciare tutti insieme alla fine, perché insomma quello che stiamo vivendo anche sotto forma di protocollo è particolare, e non possiamo condividere insieme le emozioni, non possiamo condividere le gioie. Quando ho visto Marco che ha vinto il premio Mia Martini, avrei voluto abbracciarlo. Quando ho visto Davide che ha vinto il premio Lucio Dalla, anche insomma è stato particolare, ma nello stesso tempo dobbiamo trovare la forza anche di questo nuovo modo di comunicare le emozioni. Beh, quello che sicuramente si è percepito, soprattutto per quanto riguarda ovviamente anche i voti della gente, e che siete quattro belle persone. Questo ci fa piacere. Noi ti auguriamo una grandissima carriera e ti abbracciamo forte. Ciao Gaudiano! Grazie, grazie, grazie di cuore. Ciao Luca, grazie mille, grazie davvero.